Penso, volevo aprire sta. No, 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 no. Io ho detto per me. Sei spaventata? Non ho visto, ma sicuro comunque. A me non hanno tutti quanti che stavo qua dentro. A me no, la verità. Anna Chiara. Valeriana mi ha chiamato. E mi giro! Sì. E mi giro per Valeriana. Con tutti i nomi si gira. Con tutti i nomi? Sì, perché anche io mi giro nella gente, anche se non è quello il nome. Forse di me. Ma è fatta così. Oh, ma l'acqua. No, non lo voglio fare. No. Così? Sì. Dov'è la medaglietta? Tanto sono contenta che ci sia. Io voglio cambiare. Io anche io mi non metto avevo deciso di vivere in Italia per sempre, ti fidanzi? Ma mo vivi con mamma e papà? No, io ho casa mia. E vedo domenico con te. Sì. Oh, ragazzi, l'acqua è frizzante, cazzone. No, non ce la faccio. Ma lo tu veramente non puoi fare nessuna forma di dieta. Ah? Non puoi fare nessuna forma di dieta. No, non mi interessa proprio, voglio stare qua, voglio mangiare, voglio stare. Io mi facevo portare 5 bottigliette d'acqua liscia al giorno. Papà, ma che non lo sa tuo padre che sei qua dentro? Sì, lo sa, però ero convintissima che fuori la, in mezzo alla gente mi facevano vedere papà e parlare un po' con lui. Invece assicurato. Ciao papi. Ah, lo so, ma stanno dormendo. Vabbè, ma guarda, ti vede. Ma sarà su? Dici. Online. Ma noi siamo in un terrazzamento 24/24. Sì, sì. Sky. Mamma mia. Io non lo sapevi. Ma io mi sono proprio informata di niente. Allora, dopo il pidone adesso pure stai questa. Online 24, cioè stai su online su web. Ah. 24/24 e stai su Sky 24/24. Questa è minerale, questa è frizzante. Sai, devo stare attenta ai nomi proprio. Mamma, qualche volta vi faccio qualche racconto. Ricordatemi, Anna Chiara, non dire il nome. Per favore. Il nome di chi? Di qualche tipo. Di qualcuno qua, capito? Il water che è tutto ipertecnologico, non riuscivo a fare. Ma poi c'è un bar. Ma stavo a tavoletto. Ma... E poi mi stavo preparando, boom, mi è venuto su. Cosa devo fare? No. Ma senti, la tavoletta riscaldata. Ragazzi, ma la tavola è qui, dai, che in Giappone c'è. Le posate? In Giappone? I bagni, cioè, diciamo. Il? Il water, la tavoletta riscaldata. Ma le posate? Anche questo l'hai visto? Vivo. Non lo so. Sono ipertecnologici, cioè, quella lì è Honolulu, ma no, lui va l'isola accanto, Maui. Sì. Ti schizzano, in Giappone ti schizzano da solo. Bella, in Giappone, cioè, le butter, il tutto tecnologico. Beh, come si chiama? Si scalda la tavoletta. Senza busta. E poi quando è finito ti fa il gesto. Autopulente. Ma dai. E quindi uno non serve carta igienica e l'asciugamanino subito. Mamma. Ognuno può prendere un regalo della casa. Io sono si rampa da. Ti fa anche il gesto da regalo per asciugare. E poi viene fuori qualcuno che li pulisce. Grazie, poi dici. Te lo porto a Villa Paganini. Stai pensando a quello. Senti, ma lo sai che ti avevo visto? Bilancio. Non ti vedi. Aveline? No. Aveline. Ma tu le donne? Vabbè, allora falli tutte se vuoi. Che figura di merda! Ma quanto era scemo quello, mamma mia. Ma come fa a mandare via una ragazza come te? Ma mi ha mandato via, mi sono autoeliminata. Ah, ti sei autoeliminata? Certo, mi hanno chiamato 3 settimane per rientrare. Maria, per andare. Posso andarmene? Ma chi era? Bella! Tu eri andata per appuntamento al buio. Ah, non e chi c'era? Appena lei si è scappata. Almeno una bottiglia per fare un brindisi. Ah, sì! Dai! Ma niente. I bicchieri? Dai, chiediamo a gran voce la musica, grande fratello. Musica! Almeno la prima sera! Tettona! Dai, ti prego! Dai, povera! Per cortesia, un po' di musica accompagnando con... Dopo siamo... Allora? Solo a te! Solo a te!
Vabbè, ma mi piace come forma artistica, non è che... Tanto da qua, quarta, sesta, stiamo là. Cioè, è sì, lo danno. Anch'io cammino sempre scalzo. Io cammino, cioè è un cioè dopo mi toglierò appena arriva la valigia. Però voglio anch'io il cappello. No, ma adesso che me lo dava? Com'è che si chiama quello che ha tagliato i capelli? Fabrizio. Scusate, ma mangiamo tutti a parecchio per bene? Sì. Oh, qua suona. Sempre da solo. Ah, ma te l'hanno chiamato. Ti hanno chiamato? Marco, Marco mi sono accorto. No, ma io non trovo i piatti. Dove sono i piatti? Mi sa di sì, ma io non lo so. Vabbè. Ma perché avete messo quello? Chi è il fornista qua? Che succede? Oh, il fornista, è quello che fa il pane. Ho tirato fuori un po', mi sa che deve cuocere ancora un po'. Magari è solo da scaldare. No, ragazzi, attenzione alle strade. Chi è che ha lasciato il microfono lì? No, Marco è dentro. È entrato? Sì. Perché quando si entra il confessionale, spiegatemi di casa siamo. Perché bisogna togliere il microfono? Vabbè, ma queste sono cose complesse per me. Cioè. Ma è che non appare qui niente, non si capisce.